Bollettino, vabbè, abbiamo ancora Dirisio De Paoli fuori, lo stesso Fazio che non è disponibile, per il resto tutto a posto. Abbiamo recuperato un po'. Ci sarà, diciamo che lui e Amlili hanno recuperato, non era una cosa gravissima e quindi saranno a disposizione. Beh, sicuramente l'avvicinamento alla partita è sempre, diciamo, abbastanza sereno, anche se fondamentalmente noi sappiamo che questa è una partita importantissima, è una partita dove dobbiamo assolutamente portare la posta in palio a casa, perché è quello che secondo me in questo momento può darci una grossa mano. Prima di tutto mi dispiace per Alfio perché è una persona, al di là del professionista, è una persona alla quale sono molto legato, è una persona che ha dimostrato sempre grande professionalità e soprattutto grandissimo spessore umano. Quindi questa cosa a me dispiace tanto, però purtroppo, come hai detto già tu, noi facciamo una professione dove questo rientra nel nostro lavoro. Sappiamo prima che iniziamo a lavorare che può succedere questo, non ce lo auguriamo, però io dico sempre una cosa molto semplice, l'importante è dare il massimo, dopodiché nella vita a volte si raccoglie di più, a volte si raccoglie di meno, ma la cosa fondamentale è dare il massimo. Alfio ha dato sempre il massimo per questa società, per me, per i giocatori, per la proprietà, per tutti, e io faccio la stessa cosa. Dopodiché noi viviamo di risultati e questo è il nostro lavoro. Si fa sempre tesoro delle cose negative, perché se non si fa tesoro delle cose negative uno non cresce. Quindi noi sicuramente il risultato e la realtà ci dicono che abbiamo i punti che abbiamo perché abbiamo fatto degli errori, semplici. Questo uno ne prende atto, ma può solo lavorarci e cercare di farne meno. Poi il calcio è così, il calcio è episodico, magari, ripeto, fai tanto e per un errore, perché se poi tu sbagli, il calcio ti fa pagare e noi abbiamo pagato tanto, secondo me, per gli errori che abbiamo fatto, come abbiamo raccolto poco per quello che abbiamo fatto. Ma l'unica cosa che a noi ci resta di fare è vincere una partita, questa, per poi affrontare la prossima, per poi affrontare la prossima, per poi affrontare la prossima. Ma noi sicuramente siamo tutti grandi e vaccinati. I ragazzi stessi sanno dell'importanza della partita, io so dell'importanza della partita, ma ripeto, ma non, sono sincero, non al di là del mio destino o meno, che fa parte del lavoro, non è questo il problema. Io sarei molto felice che i ragazzi raccogliessero almeno una soddisfazione, perché hanno sempre dato tutto, hanno fatto sempre tutto. Poi chi non fa non sbaglia nella vita, chi non fa? Chi non fa si mette dall'altra parte e dice hai sbagliato, hai sbagliato. Chi fa incorre a volte in errori che possono essere pagati, come poi viene acclamato quando fa gol e quando fa cose belle. Ma è la nostra professione, sinceramente è bella anche per questo motivo. Se vogliamo analizzare il primo gol di Latina, perché quando bisogna parlare con oggettività e capire le cose, non bisogna parlare perché uno vede una cosa che non capisce. Se uno analizza il gol di Latina, noi eravamo in 5 contro 2. Non penso che sia una squadra sbilanciata, 5 contro 2. Dopodiché arriva una palla lunga, Ferrini la sbaglia perché la rimpalla, la prende Di Livio, ne salta 2, va sull'esterno, ne salta un altro. E siamo ancora 2 contro 1 in area. Non mi sembra che non ci siano difensori o ci siano infilate. Ci sono semplicemente duelli. E quando tu perdi i duelli, puoi usare qualsiasi modulo
puoi usare 5, 8, 10, quelli che vuoi, ma i duelli nel calcio, okay, sono quelli che spostano, perché ti sposta un dribbling che è un duello, ti sposta che tu perdi un contrasto che è un duello, e quindi crei una superiorità, crei una difficoltà alla tua squadra. Quindi io non analizzo sotto questo punto di vista, io analizzo sotto il punto di vista che sicuramente, sicuramente, dove secondo me siamo mancati a volte è nel duello e nell'atteggiamento di non voler essere superati, e questo è un lavoro soprattutto sia mentale che sicuramente anche fisico, che noi stiamo cercando di togliere, perché alla fine io guardo anche i gol che abbiamo preso. Noi abbiamo preso gol le prime giornate su calci piazzati, su angoli, su punizioni laterali, e per fortuna lavorandoci abbiamo tolto un po' questo piccolo difetto, perché domenica noi abbiamo preso gol così, poi abbiamo preso un gol, vabbè. Allora, analizziamo i gol, lei deve venire con me a analizzare il gol. Il secondo gol, eravamo tutti sotto palla, non c'è una ripartenza, quello ne ha saltati due, altri duelli, parliamo di duelli, e l'ha messa sotto l'incrocio di là. Applausi per lui perché è stato bravo, errore nostro che non ci dobbiamo far saltare. Terzo gol, punizione. Quindi le cose vanno analizzate oggettivamente. Io ho sempre detto che sono sempre oggettivo e cerco di essere più lucido possibile. Detto questo, sicuramente una squadra che propone va da sé fisiologicamente che sicuramente può essere anche, è normale, ma io ho visto Inghilterra-Italia. Noi abbiamo fatto una prestazione, secondo me, contro una squadra fortissima, primo tempo, fortissima, meritavamo di vincere primo tempo? Oggettivamente, noi meritavamo di vincere, abbiamo fatto più di loro, questa è la verità, ok? Bene, dopo abbiamo preso due ripartenze, due duelli persi, messi male, e lo stesso Spalletti ha detto una cosa sacrosanta, ha detto noi dobbiamo crescere, dobbiamo ambire a giocare un calcio internazionale, perché la nazionale gioca un calcio internazionale, ok? Nel calcio internazionale, ok, si propone, si gioca e ci si gioca la partita. La Premier League è un campionato bellissimo, perché? Perché si giocano le partite, perché corrono dall'inizio alla fine, attacco io, attacchi tu, attacco io. Sicuramente se tu attacchi io devo correre per difendere, non è che devo solo attaccare, quindi bisogna imparare a correre in avanti e a correre all'indietro. Quello è una crescita e quello è un tipo di calcio. Dopodiché ognuno fa il calcio che vuole, e io non giudico mai, ma io nella mia coerenza sono uno che propone e che gli piace vedere i propri giocatori, la propria squadra giocare a calcio. Dopodiché, ripeto, ognuno fa quel che vuole, chi si mette tra virgolette tutti sotto palla a aspettare, a speculare e vince le partite, va bene, è un modo diverso, non è giusto il mio e non è sbagliato il suo, sono semplicemente diversi. Io faccio quello che a me piace e farò sempre quello che a me piace, al di là dei moduli, per me è sempre l'atteggiamento. Latina è stata la partita dove noi non abbiamo fatto una prestazione come abbiamo fatto le altre volte. Ma perché non l'abbiamo fatta? Non l'abbiamo fatta perché ci sono stati dei motivi. Io ho giocato a calcio e il calcio è uno sport psicofisico, non è un ripetere un gesto, è psicofisico, nel senso parte dalla testa. Noi abbiamo perso già dei giocatori importanti, il sabato perdiamo Amlili, nel riscaldamento perdiamo Fazio, ok? Chi ha giocato molto bene, per come la sostituzione. Ma i ragazzi e la squadra, quando tu sei sotto avversità, quindi sei fondamentalmente, diciamo, sei purtroppo un po' debole, perché sotto avversità noi non vinciamo una partita dall'inizio, è normale, il nervosismo, il rancore, la voglia di vincere le partite, e tu vedi che poi anche le avversità, prima di una partita,
l'hanno presa, secondo me, l'hanno metabolizzata male, sono entrati in campo, erano vuoti, vuoti, a livello nervoso erano vuoti. Io ho giocato a calcio e so che può succedere, purtroppo può succedere, ok? È il momento più sbagliato in questo momento che succede una cosa del genere, ma può succedere. Chi non ha giocato a calcio non lo sa e non lo può capire. La prestazione fisica e sportiva, professionista, a un certo livello, vive per il 60-70% da qui. E quando tu ti capita di metabolizzare un evento o una situazione o un momento in modo negativo, purtroppo può succedere questo. Io loro, ho parlato con la squadra, abbiamo analizzato il tutto, al di là degli episodi, al di là di quello che è successo. La costante, e questo ce lo dovete riconoscere, perché nonostante una squadra vuota, una squadra, se noi il primo quarto d'ora facciamo due gol, perché noi siamo arrivati davanti al portiere tre volte uomo contro uomo, non con duelli o con palle buttate, noi siamo arrivati vuoti, vuoti, con l'organizzazione che abbiamo, siamo arrivati tre volte davanti al portiere. Perché? Santagnello, la palla dietro, porta vuota, se l'attacca davanti, è gol. Starita, la stessa cosa. Borello è arrivato in area di rigore. Cioè, io sempre parlo per oggettività. Non sto mai a raccontare le cose che non sono vere. Ok? Vuoti, tu vai 2-0. Poi, quando tu vai 2-0? Qui, giustamente, le partite, tum. Perché loro, fin quando non avevano fatto gol, nonostante avessero fatto qualche ripartenza, eccetera, ma loro erano in difficoltà. Questa è la verità. Se noi li puniamo in quel momento, la partita cambia. Poi, ripeto, è qui la crescita. È qui la crescita. Quando si gioca, è, come dice Antonio Conte, morte tua, vita mia, e devi essere, calcisticamente parlando, cattivo. Cattivo. Tu le chiudi, tum tum, fai due, e dopo continuiamo a giocare. Quindi, questo, ripeto, è il momento. Io parlo perché devo parlare, devo essere sempre sia oggettivo e metterci la faccia, perché sono irresponsabile, ok? Analizzo in modo lucido, ma questo non vuol dire che non sono avvelenato e che non sono, scusate il termine, incazzato, perché per tutto quello che abbiamo fatto, ok, ne voglio perdere quattro, ne voglio perdere quattro, ma quattro le voglio vincere, ai punti, ok? In questo momento non gira così. La cosa bella del calcio qual è? Che ogni settimana ti dà la possibilità. Noi ci abbiamo domani la possibilità, se la sfruttiamo siamo tutti felici, se non la sfruttiamo l'importante è che loro escono senza una goccia di sudore, che hanno dato tutto. Dopodiché vediamo come sarà questo bellissimo venerdì. Come tutte le squadre di questo campionato, sono sempre squadre combattive, sono sempre squadre, come posso dire, fisiche, sono sempre squadre dove è difficile, sono sempre partite dure, tutte le partite sono state dure fisicamente, e quindi mi aspetto in più una squadra ferita, perché giustamente come lo siamo noi che siamo, diciamo, tra virgolette, arrabbiati per tutto quello che non riusciamo a ottenere, loro saranno sicuramente così. Quindi sarà una partita dove bisogna essere sì molto presenti e molto, anche come posso dire, aggressivi, ma lucidi, perché sono partite dove la lucidità ti aiuta. Sarà una squadra che verrà qui, come ha sempre fatto, a giocarsi la partita, a cercare di metterla sicuramente anche sotto l'aspetto fisico, e quindi noi dovremo tener conto di questo, e ripeto, i duelli saranno molto molto importanti. Orlando sta sicuramente pian piano prendendo un po' la forma, questa settimana ha avuto un'altra settimana di lavoro, quindi ha messo dentro un altro po' di benzina. Penso che, come tutti quanti, io lo valuterò per giocare o meno, decido sempre all'ultimo, quindi faccio le mie valutazioni, però è a disposizione come gli altri, se la gioca come gli altri.